questa edizione del TG. Adesso parliamo delle notizie di cronaca. L'avvicinamento è molto importante per la produzione di ortaggi biologici. La qualità degli alimenti è influenzata da diversi fattori e come conseguire l'HACCP. Ed ora passiamo alla notizia principale. L'ICS Orticoltisti per caso è la cooperativa scolastica simulata dell'Istituto Tecnico Agrario. Diamo la linea alla nostra inviata sul campo. Buongiorno, benvenuti qui in diretta dal campo degli artisti per caso. Siamo qui con una nostra socia. Buongiorno. Buongiorno, sono Giulia e vengo da Malpezza. Bene, ci racconti qualcosa su questa cooperativa? Allora, la cooperativa è nata da un'idea dei ragazzi del collettivo e solamente nel 2016-2017 si è evoluta in cooperativa. Adesso siamo 30 soci sostenitori e 60 fondatori e da quest'anno abbiamo iniziato a trasformare i prodotti che produciamo in questo appartamento di terreno che ci ha donato la scuola e li trasformiamo dentro a un laboratorio. Possiamo vedere questo laboratorio? Certamente. Bene, andiamo. Grazie al nostro inviato, adesso passiamo all'ospite del giorno, il tutor Luigi Ragazzi, Angela Baldini. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti qual è il suo ruolo all'interno della cooperativa? Allora, il ruolo mio e degli altri tutor nella cooperativa è quello di fare la guida, accompagnare il gruppo a ideare, a gestire, a progettare e presa cooperativa simulata. Inoltre cerca di facilitare i processi, cioè stimola il gruppo a riflettere, a confrontarsi sull'andamento dell'esperienza. Infine, il nostro compito è quello di suggerire la metodologia migliore per svolgere il lavoro in campo, quindi curare gli aspetti tecnici e seguire i ragazzi da questo punto di vista. Grazie mille ad Angela Baldini e ora torniamo, diamo la linea a Alessia per mostrarci il laboratorio di trasformazione dell'Istituto Agrario. Bentornati, siamo venuti qui in laboratorio di trasformazione con la nostra Giulia. Allora, questo è il nostro laboratorio presente all'interno della scuola. Qua trasformiamo i nostri prodotti, ad esempio in chutney di zucca speziato, crema di zucca al cioccolato o composta da piccante di zucca e la vendiamo in occasioni speciali, ad esempio Open Day o feste di primavera. Quali sono i motivi principali per partecipare a questo progetto? Allora, mettiamo in pratica le competenze che studiamo sui banchi di scuola, ad esempio l'elaborazione del terreno, il campo economico o il bilancio. Ci permette di osservare dall'interno il funzionamento di una cooperativa, ci aiuta ad incrementare le ore di alternanza scuola-lavoro e aiutiamo la scuola e i ragazzi di difficoltà economica con il ricavato delle vendite per andare in viaggio di istruzione. Bene, molto interessante. Ringraziamo gli artisti per caso e la famiglia Gianni, che ha donato alla scuola questo bellissimo laboratorio in ricordo di suo figlio. Da qui è tutto, linea allo studio. Ringraziamo Conf Cooperative Toscana, Federazione Toscana, Progetto Toscana 2020. Grazie per la visione e buona serata.